Un saluto a Vittorio Magnelli, con il quale parliamo di questa domenica, una domenica speciale, la 1 femminile, la 1 maschile a Crema, la 1 femminile qui contro il Cagliari. Vince. Cambio. Sì, sì, è stata una bella giornata domenica scorsa. Sicuramente abbiamo raggiunto un ottimo traguardo, soprattutto con la Serie A maschile, perché non era nelle previsioni arrivare i primi nel girone e qualificarsi per le semifinali. Naturalmente siamo tutti molto contenti, e un grazie particolare va ai ragazzi e alle ragazze che hanno ottenuto questo risultato. Lunga esperienza quella di Vittorio Magnelli, non so se hai mai vissuto due long tie break così intensi, sì. Sicuramente sì, però sì, è sì. Bello soprattutto dà fiducia ai ragazzi quando si vince così. Poi sicuramente la nostra è una squadra fatta in casa, sia al maschile che al femminile, di conseguenza dà molto più soddisfazione. Notiamo i ragazzi anche atleticamente molto molto pronti, direi soprattutto le ragazze, ecco, abbiamo visto le ragazze scattare, muoversi molto bene. Ma loro giocano molto bene, hanno un buon livello, naturalmente ancora hanno tanto da fare, perché il mio obiettivo è quello di non accontentarsi, e il nostro obiettivo è anche quello di mettergli tutto a disposizione per potersi esprimere al massimo. I soci del circolo seguono la Serie A? Sì, tantissime, tantissime, soprattutto una settimana fa l'incontro di Fago contro Stefanini, che è stata una partita vincente dopo 3 ore e 10 minuti, finita 8-6 al tie break del terzo, è stata una partita bellissima, è stata ricordata per tutta la settimana da tutti i soci. E il presidente, ecco, un saluto al presidente, perché vedo che partecipa, direttore tutto, sportivo, tutto il consiglio. Tutto il consiglio direttivo che partecipano attivamente a questi successi, diciamo, temporanei. Un circolo di tennis chiaramente molto blasonato, ma che affronta delle città che vogliono ovviamente sempre competere, perché si affrontano le città, squadroni che hanno ambizioni. Ma come ho detto già in passato, il nostro obiettivo è quello sempre di inserire dei nuovi giovani e giocare le competizioni del massimo livello con tutti i ragazzi che formiamo in casa. Naturalmente ci vuole del tempo, naturalmente poi è più difficile raggiungere degli obiettivi assoluti, tipo vincere il titolo italiano di Serie A maschile o femminile. Ma il nostro obiettivo principale è quello di formare dei giovani, di aiutarli a crescere e di inserirli gradualmente nel circuito internazionale.